Al principio, all'alba della comparsa dell'uomo, fu la guerra. Poco ci è dato sapere, se non che le forze del male furono sconfitte e confinate da questo mondo come spiriti immateriali. Ma la brama di vendetta era troppo grande. Si unirono gli uomini, creando una linea di sangue per avere un legame con il piano terreno. A questo serve il marchio, a fornirgli i corpi da usare. Non esistono rimedi né cure. Chi lo porta, prima o poi ne subisce l'influenza. Pare però che esista qualcuno in grado di contrastare il suo potere. L'esistenza di questo essere è avvolta nel mistero. Non si sa chi sia né da dove venga. Appare e scompare nel nulla. È conosciuto solo come il cacciatore di ghiaccio. Mi manda padre Wire. Non fare una mossa e non provare ad avvicinarti. Ma che le prende? Eravamo d'accordo che... E tieni le mani bene in vista. Elena. È a posto. Perfetto. Ora possiamo parlare. Io sono Lucas. Lei è Elena. Se lei dice che sei ok, è segno che non hai il marchio. Piccola precauzione. Sempre meglio non fidarsi. A proposito, tipo ok, qual è il tuo nome? Sono Elia. Padre Wire mi ha parlato di un testo da tradurre. Qualcosa in aramaico, non mi ha detto molto. A parte che era urgente. Vieni, andiamo di là. Avverto che non è un gran chiacchierone. Ma quest'uomo chi è? Se padre Wire si fida di te, allora saprei già del marchio. Sì, non molto in realtà. Cosa sai di preciso? Beh, secondo alcuni studi è una sorta di legame fisico con un mondo al di fuori di quello terreno. I marchiati sono dei medium inconsapevoli. Se il marchio è una chiave, i loro corpi sono le porte. Questa è una fra le teorie, fra le tante. In realtà poi esistono marchi di vari tipi. Il problema è che questa cosa non è possibile toglierla. Perché è stato contagiato o posseduto. È come un'esca profumata. E appena calerà il buio, loro saranno qui. Loro chi? Possono circolare anche con la luce, ma di norma si muovono in branco, di notte. E ci chiamano. Ci chiamano sempre. Entrano dentro la testa e ci chiedono di unirci a loro. Tra un po' li sentirei da solo.
Ma rilassati. Non possono oltrepassare Pentacolo davanti alle porte. I bastardi hanno pur sempre delle regole. È l'unico strumento di difesa che conosciamo. Il semplice contatto con uno di quegli esseri può portare a perdere per sempre la propria umanità. Padre Wai è l'unico che ci abbia aiutato. Ci ha insegnato come usare i simboli per difenderci da quelle cose. Ma non sappiamo come ucciderli. E soprattutto non sappiamo come toglierci questo marchio di dosso. Fino ad ora, forse. Poi, qualche giorno fa ho ricevuto una chiamata dall'ospedale. Mio nonno stava morendo e voleva urgentemente parlarmi. Io all'inizio non volevo andare, ma padre Wire ha insistito perché lo facessi. Scusami, Fa. Scusa per non averti potuto aiutare. Scusa per il mio silenzio. Poi accendo una possibilità di salvezza. E mi chiedo di fare una cosa assurda. Mi dice di andare nella sua vecchia casa a buttare giù una parete. Che stronzata, dico io. Ma quando non hai più niente da perdere, una stronzata in più o una in meno, non fa alcuna differenza. È così che avete trovato il diario? E non solo. Ho provato a farlo parlare in tutti i modi, ma o non ci capisci, o è muto, o è un vero duro. Vero! Lucas, lascialo stare! Rilassati, è stato chiuso qua dentro per chissà quanti anni ed era ancora vivo. Che vuoi che gli faccia qualche carezza? Non riesco a capire come possa farti bene a questo scherzo della natura. Sentimi bene adesso, perché sono stanco di questa caccia al topo. Se lui non si decide a parlare, vuol dire che in quel diario c'è una risposta. Per cui cerca di decifrarla e fai in fretta. Dalla prima occhiata sembra essere scritto in diverse lingue, un misto di sanscrito, aramaico, latino. Non ho gli strumenti adatti per riuscire a tradurlo tutto, ci vuole del tempo, se potevo... Tu siediti e fai il prima possibile. Sono disposto a qualsiasi cosa pur di togliermi questa maledizione di dosso.